Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Mario più Rabbids Kingdom Battle. Sì, nello scorso video ho perso la battaglia contro i due mid boss, ma oggi sono con Rabbid Peach. E amici miei, purtroppo ho dovuto per forza lasciare Luigi in panchina perché non è fattibile con Luigi, non ce se la fa proprio. Dato che la scena l'ho vista l'altra volta, direi di saltarla. Mettiamo la salute per sicurezza, insomma, ve la voglio giocare facile, eh. Ci provo perlomeno. Combattiamo. Allora, Rabbid Peach è anche curatrice, il che non mi dispiace affatto. Vediamo un po'. Non posso colpire nessuno. Ci provo lo stesso. Vabbè, abbiamo distrutto quello. È una buona cosa già. È qualcosa. Comunque mi nasconderei qui dietro. E poi passerei un attimo a Peach. Passerei perché voglio fare una cosa. Posso fare il doppio salto con lei? No, con lei no, però con Mario sì. Quindi andiamo qui. Poi passiamo a Mario, potenziamo l'arma. Ok, colpiamo. Non erano nell'aria gli altri. E vabbè, a sto punto amen. Vado con lo scudo, dai. Passiamo ai nemici. Pensavo di essere nell'aria, ma non... A parte potevo stare più attento quando attivavo. Comunque, non fa niente, dai. Errori da principiante, sì, lo so, ma... che ci vogliamo fare? Oi oi. Sono un po' scoperto. Va lì lui? Perché va lì lui? Ah, questo c'è il raggio lungo. Congela. Vabbè. Combustione, dai. Va bene che lei cura, però. Allora, scivolata. Salto amico. E me ne vado qui. So che mi becca, lo so. Non becco Mario per poco. Ma questa fa più danno, fa. Poi. Ok, Mario. Allora. Tac. No, lei può arrivare fino a qui, se non sbaglio. Vabbè, non fa... No, aspetta. Se vado qui... Ok. Io ho 50% di probabilità di prenderlo. Ok, ci provo allora, dai. Niente da fare. Non fa nulla, non fa nulla. Quello ho già fatto con Peach. Allora, con Peach sai che faccio? Prendo lui. E mi nascondo... Qui. Da lui almeno mi nascondo. A parte se si sposta... In genere però i nemici difendono sempre, difendono, quindi... Non male. Ah, c'era anche vampirismo l'arma. Con Mario vista dell'eroe. E ci siamo, perfetto. Passiamo il turno ai nemici, vai. Certo. Buonanotte. Sì. Ma insomma. Ma povera Peach. Aspetta, aspetta. Sì, amico mio. Pensavi che te la giocavi facile, eh? E invece. Non te la faccio passa liscia. No. Poi Peach. Rabbid Peach, con te andiamo qui. Bene.
Vai, colpiamo. Ma no, ma come? Ma come ha fatto? Ah. Salto amico, saltiamo in testa a lui. E poi mi nascondo qui. Ah, non ci arrivo? Ah, ok, è vero. Vabbè, qui dai. E vampirismo. Allora, direi che possiamo colpirlo, no? Ah, prendere anche il mio. No, meglio di no. No. Prendo anche il mio, niente da fare. Che santo cielo! Vabbè, lui fa meno danno in questo caso, dai. Vabbè, curiamoci un pochetto per Rabbid Peach, dai. Niente, non è. Certo che so forti, però, eh. Boia. Allora, Peach, barriera. E qua. Toh, in faccia, vai. Oh, ah, ha preso pure l'altro, ha spinto. Bene, come mi piace. Poi. Eliminiamolo. Oh yes, finalmente. Sopra. E poi lo colpirei dall'alto per fargli più male, vero? Sì. Proprio, decisamente. Super barriera. E anche con Peach direi lo scudo. E ci siamo. Dai, let's go, let's go. Aia, questo mi sa che ci fa il culetto nero. Ok, non ancora, non ancora. Ah, però se ci muoviamo ci pista. Non l'abbiamo preso, ma che cavolo. Vabbè, andiamo qui con Luigi. Rabbid Luigi. Ah, però c'è la spinta. Vabbè, facciamo così per vinta, dai. Perfetto, fatta. Sconfiggi mid boss. Ma che... Oh, bene, il nostro amico ghiacciolo ha deciso di unirsi a noi alla fine. Certo, è solo una pallida imitazione della versione reale, ma dopo tutto, chiunque possa aiutarci contro Bowser Jr. è benvenuto. Suggerisco di tornare subito al castello della principessa Peach e rimettere in sesto il nostro nuovo alleato. Fantastico. Oh, bene. Se c'era Luigi, perdevamo sicuro. Quindi è andata bene. Mi dispiace per Luigi, però devo vincere. Ui, attenzione, questo è forte. Fino a tre nemici con una scivolata di base. Di base tre nemici di scivolata. E li fa esplodere, mamma mia. Oh, nuove armi. Bene, devo dare un'occhiata assolutamente allora. Fa più danno di base, sì sì. Vai, equipaggiamo. Voglio subito provare Rabbid Mario, dai.
Facciamo una prova veloce. Non ha la seconda arma, però non è un problema. Allora, mondo 6. Ah, è qui ancora nulla, mi dispiace. E lo dico davvero. Ohoi! Capitano. Sconfiggi tutti, saluti extra come sempre. Ormai gioco easy, voglio giocarmela easy. Che se no è impossibile andare avanti. Devo potenziare le abilità, devo fare le missioni secondarie. E le ho fatte alcune, alcune le ho fatte davvero. Allora io direi che questo qui ci prende subito una bella sgnacchierata sui denti. Amico mio, mi dispiace ma... Uno. Ah, ci arriviamo qui, eh. E due, vai. Colpiamo lui. Più forte. Bene, è andato. Mario, tutto questo è per te. E ci mettiamo qui al riparo. Ah, questa è proprio smooth, ragazzi. È smooth, easy, proprio easy peasy. Vabbè, non prendiamo il... Mamma mia. Guardie del corpo, meno 0% armo, meno 80% movimento. Mario, vista dell'eroe. E a posto così, dai. E la Peppa. Ah, pure. Mi ci prende pure. Eccola là. Guarda si sarchiaponi, ma dove andate? Lo vi aggiusto io. Mario che si preparava lì. Pronti? Beh, beccalo Peach, beccalo. Grande Peach, brava. Ora con Mario non ci arrivo mai là, ma con Mario Rabbid non posso fare il doppio salto team. Va bene. Vado qui, dai. Non dovrebbe arrivarci nessuno qui ora, eh. Intio. Oddio, a parte quello, nessun altro. Ah, ok, fatto la vista del ciufolo. Allora, quello in scivolata posso prenderlo, mi sa, con Mario. Sì, e mi nascondo. Qui all'aperto. All'aperto mi nascondo. Vai, gli sparo comunque. Si avvicina, lo so, ma non importa. Ah, non si avvicina. Beh, sì, di poco, ma si avvicina. Dai, sbretta e vieni qui. Nel turno dopo non ce la fa ad arrivarmi vicino. Perfetto, allora. Diciamo che con Peach andiamo qui. Rabbid Peach. E con... Ci arrivo? No. Tutti gli obiettivi. Ok, allora Mario. Ah, non ci arrivo con Mario Rabbid. Me la gioco safe allora qui. E tutti gli obiettivi, ok. Bravo, bravo, bravo. Ah, ehi, no! Teamwork proprio, eh. Lì non ci arrivo, che uffa. Vengo qui, dai. Ehi, salve. Ciao, Devastato proprio. Ma sì, dai, a posto. Lui prende a me, perfetto, non chiedevo di meglio. Hello. Wow. Wow, davvero. Anche tu fai rimbalzo, Tato? Wow, che botta. Beh, sopravvivevo anche se andavo fuori dai limiti, giusto per farvelo presente. Vabbè, questo non becca nessuno. Dato.
E anche il prossimo con Peach è andato. Posto. Ma insomma, non è troppo difficile. È andata bene. Con la salute aumentata me la gioco molto più safe. Certo, dovrei usare le sfere del potere per aumentare la salute piuttosto che altre abilità, però... Finché mi dà... Ah... E no, però... E con Peach sto messo male. Gentaglia che si protegge. Salute extra, ovviamente. Cavoli, quanto movimento ha lui, però? Potrebbe essere interessante. Degli scudati, un consiglio: è fondamentale colpirli ai fianchi, solo così non potranno ripararsi con i loro scudi. Come? Ok, forse ci sareste arrivati da soli. Sapevate che le scivolate possono diventare esplosive? O che vanno spesso a segno con degli attacchi a base di miele? Lo sapevate? No? E allora ringraziatemi. Vabbè, oh, scusa, eh. Vabbè, intanto rompo là il blocco. Eccolo lì. Ah, critico, buono allora. Buono, buono, buono. Anche lui non è che abbia una grande un grande movimento, eh. Vabbè, andiamo qui, dai. Non so come giocarmela, amici. Non so davvero come giocarmela. Beh, vabbè, proprio guarda, eh. Sì, complimenti. Mamma mia. Esplosivo il ragazzo, eh. Da dietro? Vabbè, sì. Vai. Gli rubo anche l'energia dell'arma. Con Mario mi tocca scendere, però. Andiamo qui. Lo prendo. Ah, lo prendo? Ok, allora. Andato. Buono, è fatta allora per lui. Ah, vista dell'eroe. Per sicurezza, non si sa mai. Abbiamo capito, odiate Mario, va bene. Ah, non ci arrivo per poco, eh. Va bene, allora ti vengo davanti, ti vengo. Upsi, ehi. No, rimbalza, va. Non rimbalza. Ok, quello è andato. Ora, se riesco a prendere da qua sopra l'altro bombarolo, ce la facciamo, eh. Sì, ce la facciamo. Prendo anche Mario? Eh sì. Ah, forse no. Vabbè, non importa. È andata come è andata. Ah, sicuro lui, è vero. E boom, è andato. Perfetto, battaglia completata. Andiamo.
c'è altro da fare. Sì, qui c'è qualcosina da fare. Mi piace quello che c'è da fare qui, Ok. Sito archeologico, ok. E via. Qui che abbiamo? Un modellino. Speravo in un'arma, ok. Va bene lo stesso, non ci lamentiamo. Eccoci qui allora. Qua è più desertica la situa. Eh sì, c'è anche una tempesta di sabbia in corso. Wow. Belle monetine che servono sempre. Ah, allora, vediamo un po'. Ah, non posso spostarlo? Solo così? Ah. Capisco. Capisco, capisco. Ok, quindi qui niente da fare per ora. Bisogna rivenirci. Va bene. Proseguiamo allora. Che problema c'è? Ah, il problema sta lì però, che non posso prendere i bonus. Il Rabbid si tiene aggrappato alla vita. Oddio santissimo. Dove strano di qua? Sì. Dov'è? Non la trovo. Niente, fa niente, non la trovo. No, devo trovarla. Eccola qua sotto, l'ultima. Let's go. Presa. Immaginavo che potesse essere lì. Sì. Una nuova arma. Cacto mitraglia, interessante. Per Mario Rabbid. Vabbè, faccio il livello bonus, poi ci ragiono un attimo. Eccolo qui. Mamma mia, oh, tre volte l'ho premuto male, Tornava sempre indietro. Che seccatura. Eppure io non gli andavo di lato, È l'hitbox che è un po' sballata. Intertuono. Ah! Bene. Nuova arma. Alright, let's go. Oh, livello 7. Ah, ci picchia. Direi che possiamo fermarci qui per questo episodio. Bello! Faraone! Ah, ok. Oh, interessante! Va bene, sono soddisfatto ora. Mi sento realizzato, va bene? Bene. Allora direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio come sempre per averlo seguito. Nel prossimo episodio finirò il mondo del deserto gelato. In descrizione trovate sempre i link a Instagram e Telegram, dove pubblico aggiornamenti e quant'altro. Se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!